siamo qui per presentare un progetto riguardante un luogo che sorgerà dopo l'estate per dare vita ad un servizio unico a Milano. Spesso gli immigrati non sanno quali sono i servizi che li riguardano e questo tra l'altro secondo noi segna anche negativamente la relazione tra i migranti, la città e la comunità. E pensiamo che si debba intervenire in questa direzione. Spessissimo si concepiscono le azioni riguardanti l'immigrazione come qualcosa che viene concesso o stranamente generato un po' sulla testa dei migranti, mentre noi pensiamo che l'associazionismo dei migranti vada assolutamente sostenuto e incoraggiato, perché dalla forma, dalla capacità di auto-organizzarsi in relazione alla tutela dei propri diritti possono arrivare risposte importanti. E noi abbiamo capito la necessità di mettersi in una, creare questa forma per poter avere la forza per interagire con l'istituzione, dialogare con l'istituzione. Dunque io penso che il centro, l'Immigration Center, è tutto un grande istituzione dove ci sarà lo spazio per le cose che noi portiamo avanti, soprattutto la difesa dei diritti. Il centro mette insieme quello che ha fatto l'ufficio stranieri per tanto tempo a Milano e nuove funzionalità. Noi non parliamo a tutti i cittadini di origine straniera, il centro si vuole porre come punto visibile di questa cosa. Il portale delle lingue italiane è un esempio in questo senso, perché appunto è in italiano, è tradotto, ma soprattutto ha riferimenti facili e semplici. Poi consulenza, orientamento, consulenza giuridica, servizi specifici, ricongiungimento familiare, richiedenti asilo, progetti specifici e innovazione come abbiamo fatto fino adesso. Oggi nasce milano.italianostranieri.org, il primo avamposto virtuale del Centro Culture Migranti, e poi sarà sicuramente uno dei primi strumenti per l'orientamento del cittadino. Abbiamo appunto messo assieme all'interno di un database georeferenziato tutte le scuole di italiano di Milano, a partire diciamo dalle scuole private e quindi a pagamento fino alle parrocchie, alle scuole di volontari, per aiutare lo straniero a trovare la scuola più adatta rispetto alle proprie esigenze. Grazie.